Un incontro interclub rotariano presso il Garden Hotel di Molfetta insieme a amici del club Bitonto Terre dell'Olio Molfetta e Biciglie, con l'obiettivo unanime di affrontare un delicato tema, quello della violenza di genere e femminicidio, centrando l'attenzione sul ruolo dell'Arma dei Carabinieri. Nel mese dedicato alla donna, un occhio attento a quello che è diventato un fenomeno preoccupante che vede il mondo rosa troppo spesso vittima di violenza e sopprusi. Ospite della serata il colonnello Paolo Vincenzoni, comandante del reparto Mini violenti dei carabinieri del ROS, che ha illustrato l'impegno dell'arma in tema di prevenzione, contrasto e repressione, in coordinamento con l'autorità giudiziaria e le altre forze di polizia. Il femminicidio lo inquadriamo comunque nei reati efferati e nei crimini violenti. Attualmente come arma dei carabinieri, anche con la creazione dei reparti investigativi centrali, sorti ultimamente dal 2005 al 2011, abbiamo una percentuale di successo nelle investigazioni pari circa all'88%. La denuncia resta comunque sempre la prima arma fondamentale. Ovviamente sembra scontato, sembra banale, ma la denuncia è la prima cosa. Esiste anche un numero, il 1522, a cui si possono rivolgere e veramente rivolgersi alle forze dell'ordine. Ci, vera... Ci sono militari, agenti, eh, personale specializzato nella trattazione della specifica materia. Pagine di cronaca che si tingono spesso del sangue delle donne vittime di violenza, rappresentarle in tal senso in una sala gremita, una sedia rivestita di rosso, un posto riservato proprio a loro affinché in un futuro, non troppo lontano, possa non essere più vuoto. Il tema di questa sera è un tema scelto dal Rotary Club di Molfetta. Insieme al quale abbiamo deciso di affrontare questo, questa tematica e questa problematica molto importante e attuale della società di oggi. Per cui, eh, io ritengo che un tema che debba essere affrontato dal punto di vista educativo, eh, educando al rispetto dell'alterità e in particolar modo, del, eh, visto il problema di questa sera, alla diversità di genere. Il Rotary è molto attento al problema e al tema delle donne e infatti uno delle, una delle finalità del Rotary internazionale di quest'anno è proprio di far entrare più donne nel Rotary perché sicuramente i ruoli che le donne hanno sono dei ruoli importanti. Un impegno arduo, quello del Rotary, che riveste da sempre il compito di essere in mezzo alla gente, captandone i problemi e cercando di affrontarli, possibilmente risolvendoli. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il più possibile non solo i sociali, le associazioni di, di genere, le associazioni del territorio, le scuole in modo particolare, un lavoro capillare che si sta facendo soprattutto negli istituti superiori.